Allora, noi siamo collegati in questo momento. Dimmi che sei all'Ariston, Giulio. Ciao, buongiorno, sono Oh, ma che delusione, Giulio. qui facciamo proprio le ore 5 e sono andato a letto alle 5, quindi mi sono infilato un po' tardi. Ma io speravo proprio che tu mi dicessi sono proprio nel teatro, lo sto vedendo davanti Guarda, sto a andando, mi sto camminando in questo momento, quindi tra 2 minuti, in diretta, vorrei essere lì tra poco. me. Allora, Giulio Pasqui a Sanremo inviato per... Per un po' di tutto, scrivo per altrospettacolo.it, che è un nuovo sito nato in questi giorni sui fatti di Blogo, che è stato chiuso, insomma, per dei Sì. problemi, Sì. per il Fatto Quotidiano, per Spy, il settimanale, per Fanpage, insomma, per un po' di cose, Tante diciamo. cose, tante cose. Allora, Giulio, intanto diciamo che tu sei un prodotto della terra di Siena, giusto? Sono di Napoletano Terme. E Giulio ha avuto tanti, tanti, tanti contatti con gli artisti, fra i tanti artisti anche Baglioni, che è stato Tirate un ospite. ballante, un po' più su. Un pochino più su, lo tiro. Dicono tecnici. Ah. Il microfono. Sì, ce l'ho messo. Ah, Questo è questo. ok. Ora io ti volevo prendere Giulio, l'altoparlante, ma insomma. scusami, ma sono anziana, tante cose non le so ancora. No, no. Allora, ascoltami. Allora, Giulio, dicevo che ha avuto tanti contatti quest'estate con tanti artisti perché sei stato coinvolto ovviamente nell'estate rapolanese che vede sempre tanti protagonisti, fra i tanti c'è stato anche Baglioni, Lorenzo. Esatto, Lorenzo è un ragazzo che seguo da un po' di tempo e mi è sempre piaciuto molto perché è un ragazzo molto comunicativo, molto anche intelligente, secondo me, Sì, molto sì, furbo. sì. E, insomma, ha fatto questa serata lo scorso agosto a Napolitano, è stata una bellissima serata, lui molto in gamba, apprezzatissimo, e poi a dicembre abbiamo avuto la notizia che era in lizza a Sanremo. Poi dalla lizza è passato nel cast, adesso l'abbiamo visto. Questa esibizione è molto divertente perché insomma abbiamo visto anche il direttore d'orchestra con abito accademico, un'esibizione molto carina, insomma vediamo se stasera potrà raggiungere la vittoria, insomma ci sono tanti talenti in gara molto validi, però la canzone è già un piccolo tormentone di Sì, sì, sì. competenza. Diciamo che si è costruito molto bene Lorenzo, perché anche dietro un gruppo di persone che veramente lo aiutano molto nella costruzione di quello che è uno spettacolo a tutto tondo, non è semplicemente un cantante, Lorenzo. Assolutamente, anche perché lui è un po', diciamo, prestato al canto. Lui è principalmente un attore, è nato come attore di teatro, poi si è prestato un po' alla canzone in maniera ironica e poi adesso ha avuto questo grande battesimo da cantante sul palco più importante d'Italia, quindi insomma, poteva andargli peggio, diciamo. Noi gli auguriamo di essere un prossimo one man show, no? Perché Infatti, avrebbe potrebbe tutte le caratteristiche, ha tutte le diciamo. caratteristiche. Allora, Giulio, l'altra notte io ti seguo ovviamente su Facebook, hai lanciato questa bomba di Meta e Moro. Siamo rimasti tutti in grande imbarazzo perché io ho sentito, se non ero uscita in prima serata, la quarta canzone era. E appena cantato io ho scritto loro vincono il festival. Io l'ho detto prima di sentire le altre 16 canzoni. La canzone è davvero bella, infatti quando subito dopo la fine della puntata mi è arrivata questa notizia perché mi è stata segnalata da alcune persone, insomma ci sono rimasto un po' male perché poi da Mauro e Meta, che sono due cantautori, ti aspetti una canzone scritta di loro pugno E completamente. poi non un'ingenuità di questo tipo, insomma, no? Assolutamente, infatti, c'è stato anche, insomma, per 2 giorni a Sanremo non si è parlato di altro, anche in conferenza stampa tantissimi giornalisti hanno proprio battagliato per chiedere il rispetto del regolamento, perché insomma adesso si è creato un precedente clamoroso, perché il prossimo anno chiunque potrebbe presentarsi in gara con il ritornello di volare e le prove cambiate sarebbe accettato, insomma, ovviamente non è corretto per tutti gli altri cantanti in gara, però sono stati salvati. Questa è la decisione della RAI e secondo me adesso, come hai detto tu, potrebbero davvero vincere. E dietro le quinte i colleghi cosa pensano di questa cosa? Tu che hai percepito? Si sono un po' divisi in due, ci sono, diciamo, i colleghi della vecchia guardia, quelli della carta stampata, che
vorrebbero e hanno chiesto a gran voce la squalifica, perché appunto hanno proprio battagliato in queste conferenze stampa anche dopo la decisione della RAI, hanno detto questa è una pagliacciata perché non è assolutamente corretto e per il pubblico soprattutto anche. Le regole sono regole, insomma. Esatto, perché insomma una cosa del genere si può fare altrove, ma a Sanremo, dove si sa benissimo che bisogna presentare una canzone inedita, non è corretto. Anche perché, scusa, ti interrompo Giulio, anche perché noi sappiamo bene che essere esclusi non significa niente, perché io mi ricordo i bambini Fanno di Povia, che ha vinto Sanremo pur non avendo partecipato, perché è stato ospite. Perciò il successo di una canzone non sta proprio alla vittoria di Sanremo, Donne di Zucchero, che è arrivata ultima. Ancora di decrescenza. Perciò potevano tranquillamente prendersi questa eliminazione e usarla in un altro modo, secondo me. Perché la canzone così ha avuto una pubblicità enorme. Io ho visto solo su YouTube stacca di 500.000 visualizzazioni per gli altri brani, ovviamente se ne è parlato molto. Sì, però guarda, io credo che poi la gente queste cose le pondera, non è così sciocca la gente, alla fine qualcuno penalizzerà anche, magari non li voterà proprio in virtù dell'ingiustizia di avere contravvenuto a una regola. Però il loro fan club è davvero molto forte. Lo credo, sì. Ermal Meta soprattutto. È vero, quindi credo che stasera e anche domani si... daranno il tutto per tutto pur di votarle e farle vincere. Ascolta Giulia, parlami delle donne, di questi look, di questi scolli vertiginosi anche di chi magari era meglio se si vestiva in un altro modo. Noemi veramente, cioè non ha la raffinatezza della Hunziker, perciò insomma poteva mettere una bellissima camicia di Armani. Anche Ornella Vanoni, per l'età che ha, 83 anni, la prima sera ha proposto un bello scollo, anche lei per la sua età. Sì, però ha una classe diversa da Noemi. Ecco, è una signora, è entrata con una certa disinvoltura, sa camminare, ha un bellissimo portamento. Insomma, Noemi in questo credo che si debba un attimino raffinare un po'. Il discorso di femminilità. Sì, di raffinare un po'. E allora raccontaci un po' la percezione, chi è la più apprezzata, lasciando stare la Hunziker, che ovviamente è numero uno assoluto. Tra le donne parli. Sì, certo. Sicuramente credo Ornella, non ci sta neanche competizione, un po' come dicevi tu poco fa, perché ha talmente tanta classe, anche il coraggio, secondo me andrebbe assolto, comunque idolatrato solo per il coraggio di mettersi in gara, in discussione, pur non avendone bisogno, a 83 anni. È della Vergine, perciò un po' fuori di testa, fa le cose come pare a lei. Devo dire che forse anche Nina Zilli ha il suo bel perché. Guarda, a me lei non fa mai impazzire. No, neanche a me, però credo che fisicamente... Bella donna. Se parliamo di fisicamente... Un bel impatto. Un bel impatto. Anche lei è molto elegante. Sì. Virginia Raffaele, inutile dirlo. Vabbè, sempre clamorosa. Tra l'altro la sua presenza non era assolutamente prevista, perché anche nella scaletta che ci arriva a noi prima del festival c'era scritto ospite Y. Era proprio una sorpresa che ha voluto fare Baglioni... Fantastico. Assolutamente, avevano pure smentito la sua presenza. Addirittura. Lei perciò, bravissima però. È grande sempre, assolutamente. Veramente donne di spettacolo così ne abbiamo pochissime, fantastiche. Mi ricorda tanto Monica Vitti pur non avendo mai fatto l'imitatrice, però ha questa faccia scanzonata che mi fa impazzire. Poi anche una bella prende in giro, ha un'ironia che è veramente meravigliosa, ce l'ha proprio dentro. E invece dici, le donne impazziscono per Favino, va bene? Per Favino, anche per Fabrizio Moro, insomma, ci sono tantissime donne che sparano dietro. Sì, non l'avrei detto, vedi, non è il mio tipo. Anche per lo stato sociale, vedo che i giovani stiano tirando molto, vedo tantissime donne scatenate per loro. Ma pensa. Hanno proposto questa esibizione, secondo me è geniale, davvero. Assolutamente. Secondo me loro rischiano davvero di vincere. Di vincere.
Sì, hai ragione, anche perché poi Francesco Gabbani ha un pochino aperto alle vittorie di queste canzoni che sono apparentemente un pochino più leggere, nel senso quando ci sono momenti di crisi abbiamo veramente anche bisogno di cantare canzoni che sembrano non abbiano senso. E perciò, insomma, tutto ci sta, È Giulio? vero, siamo molto d'accordo. E Tutto ci poi è sta. anche una canzone giusta in ottica Eurovision, perché sappiamo che chi vincerà Sì, appunto. andrà quest'anno a Lisbona. Insomma, lì sappiamo che le cose kitsch vincono sempre con la vecchietta sul palco, che Lo sai chi credo. vedevo bene all'Eurofestival? The Color. Però mi Allora, sembra che il brano forse non c'è proprio. magari se invece qua C'è il ritornello, ma non c'è il c'è un brano. bell'arrangiamento, ma il contenuto. È vero, però qua a Sanremo devo dire che ieri sera in sala stampa tutti stavamo dei follower. A parte il ritornello, ovviamente Francesco è un bel Comunque c'è palco, un grande discorso. Sì, Grande arrivano in alto professionalità e comunque, perché personalità. Vero. sì, hanno un frontman straordinario, è tutto lì, c'ha quello sguardo animale che mi ricorda Robbie Williams. Sì, Vabbè. Vabbè, vabbè. Allora, Giulio, ti abbraccio e ti intanto sono arrivato spupazzo. all'Ariston. Ecco, vedi? Ora me lo dici, eh? Posso dirti una cosa? Da addetto ai lavori, qual è la tua preferita di questo Sanremo? Mi ripeto, ma sono lo stato sociale con la vita in vacanza. Davvero mi hanno stupito perché non gli avrei dato granché, prima del festival, invece grande esibizione, grandi artisti, mi piacciono molto. Poi ovviamente c'è la Panoni, ci sono Renzo Rubino e Giovanni Caccamo, insomma, Ma c'è una questa bella Annalisa, scelta. questa Annalisa? Ma Annalisa come i momenti fa sempre il suo, fanno sempre il suo. Sono canzoni piacevoli, ma Ma qui non spiccano comunque. mai poi alla Ah, vabbè, fine. grazie. Recitano un pochino se stesse. Va bene. Allora, Giulio, io credo che ascolteremo anche lo stato sociale perché è la tua preferita. Va bene? Va bene, fa Intanto ti piacere. ringrazio, ti abbraccio e ti sbaciucchio tutto. Poi quando ci incontriamo in centro a Siena lo faremo proprio in diretta, va bene? Va bene, ti ringrazio e sono contento. Allora. Ti ringrazio, ti saluto. Ciao Giulio. Grazie, ciao, ciao. Ciao.